Domenica 15 luglio si voterà per eleggere un cittadino extracomunitario che parteciperà come consigliere aggiunto alle sedute del Consiglio Comunale di Napoli. A prevederlo è l'articolo 36,4 dello Statuto Comunale, che riceve attuazione con la firma di un apposito decreto da parte del sindaco Luigi De Magistris. Inizia una stagione elettorale che è stata fortemente voluta dal nostro sindaco De Magistris, che vedrà alle urne circa 25.000 cittadini extracomunitari che sono regolarmente residenti sul territorio di Napoli. Per la prima volta al Comune di Napoli ci sarà la possibilità di eleggere un consigliere aggiunto al Consiglio Comunale di Napoli, cioè un cittadino extracomunitario che parteciperà alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Nei giorni scorsi il Comune ha già predisposto la lista elettorale aggiunta dei cittadini stranieri aventi diritto al voto. Saranno chiamati alle urne circa 25.000 elettori che dalle 7 alle 20 di domenica 15 luglio potranno votare presso la propria municipalità di residenza. Oggi noi distribuiamo una sorta di vademecum illustrativo che poi renderemo anche disponibile sul sito web del Comune in una sezione apposita dedicata a queste elezioni. I tempi sono abbastanza, diciamo, stretti, considerando che la data prevista per le votazioni è il 15 luglio, mentre la data per la presentazione delle candidature è il 15 di giugno. Bisognerà quindi procedere sia alla raccolta delle firme dei sottoscrittori, perché ciascun candidato dovrà avere un minimo di 100 sottoscrittori, quindi bisogna che tutti rispettano con dovizia le procedure che noi abbiamo previsto nel regolamento che è stato approvato dal Consiglio Comunale. Il consigliere eletto avrà la possibilità di partecipare alle sedute del Consiglio con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno senza diritto di voto. Ci aspettano dei mesi che speriamo siano davvero molto ricchi di contenuti e di proposte da parte delle comunità extracomunitarie, con cui comunque interagiamo già tutti i giorni, cerchiamo di dialogare, perché sono a tutti gli effetti dei cittadini di Napoli e quindi crediamo che attraverso il confronto reciproco si possa costruire una città migliore, la città dell'inclusione, la città del rispetto reciproco.